Una prova muscolare culminata con l'intervento telefonico di Silvio Berlusconi. Forza Italia si è contata e misurata all'Hotel Mediterranea. Ha provato in qualche modo a capire e comprendere quanto sia ancora radicata sul territorio dopo la diaspora interna al PDL. Il risultato è stato più che lusinghiero. Il Cavaliere tira ancora, nonostante le divisioni, per meglio dire le fazioni interne al centrodestra, nonostante il radicato e consolidato deluchismo. È proprio sulla necessità di trovare un punto di incontro tra le diverse anime del centrodestra e di conseguenza l'impegno comune contro il simbolo del centrosinistra nel territorio sono stati i punti salienti dell'intervento del leader Mara Carfagna. C'è la possibilità concreta che il centrodestra sul territorio possa in qualche modo ricompattarsi? Ci sono segnali che sembrano essere colti, insomma, in quest'ultimo periodo? Io a tutti gli amici dei partiti del centrodestra vorrei veramente lanciare un appello alla riflessione. Dividersi è veramente un errore, una follia clamorosa. Gli elettori non capirebbero, infatti quando lo abbiamo fatto ci hanno sempre punito. Molto spesso ci dividiamo per piccole questioni che non sono neanche questioni politiche ma questioni personali. Allora anche noi dobbiamo fare veramente uno sforzo, andare oltre e cercare di individuare i candidati migliori, i programmi più efficaci, superare tutte le questioni politiche e soprattutto personali che ci sono tra di noi e offrire un'offerta politica comune. Il governo De Luca sembra volino gli stracci. Ma guardi, ripeto ancora una volta quello che ho detto nelle ultime ore. Credo che quello che sta offrendo De Luca sia uno spettacolo poco dignitoso per se stesso, per la sua storia e anche per la città che amministra. È una storia che va avanti ormai da diversi mesi e non possiamo che invitarlo a fare quello che sarebbe ovvio fare, cioè rispettare la legge. D'altronde il PD si riempie sempre la bocca di rispetto della legge, dice che la legge è uguale per tutti e forse sarebbe il caso che loro dimostrassero che la legge è uguale per tutti anche per i loro esponenti. E quindi De Luca farebbe bene a scegliere, non è mai troppo tardi.